Ah, sta registrando, ottimo. Oh. Allora ragazzi, ciao. Allora, stasera voglio parlare, sì, di Dream Theater. Allora, partiamo subito. Allora, i Dream Theater, intanto, per chi non li conoscesse, sono una band progressive metal. Ma adesso vi spiego. Perché parlo questa serie di Theater? Perché per un momento voglio scansare via, nel senso buono, il genere musicale, gli altri generi per questi. Allora, veramente parlare di loro è difficile perché sarebbe come parlare della Bibbia. In senso buono, perdono. Intanto, i Dream Theater sono una di quelle band, come ho detto prima, che ovviamente ti scavano dentro, come sonorità, come tutto. Dal bellissimo disco Imagine Wars e da tutti gli altri. Poi, come ho detto sempre, ci sono stati dischi anche che hanno fatto un po' di flop, però meritano. Allora, se volete ascoltare qualcosa di dischi veramente che sono fatti con delle contropalle, io vi consiglio Imagine Wars come primo, che è quello qua. A Change of Season e Metropolis Part 2. In questi CD canta un splendido James Labrie che veramente vi apre, non so, in questi CD a me mi ha fatto quasi commuovere. Io sono una persona che piange, non piange mai, però dentro di me stavo piangendo. Non solo per la voce di Labrie, ma anche per il lavoro di tastiere che c'è dietro. Poi naturalmente. Poi naturalmente Mangini che. Sa come usare quel cavolo di bacchette. Che dire del. Che dire dei Dream Theater? Oltre a essere una delle band più storiche nel mondo prog metal, che io riconobbi a 17 anni, 18, sì, riconobbi di 18 anni sempre con i mesi di corso, ho detto, Madonna, ma che. Che cos'è? Io ho detto gli scattai. Ah, avevo torto. Avevo grandissimo torto perché non mi aspettavo che. Allora, giuro, io non sono una persona che ascolta proprio metal. Sono molto aperto nel genere musicale. Insomma. In tutto lo genere, sia metal che anche rock e altri derivati, ma non la musica napoletana, quello no. Però ascolto di più il metal, sia chiaro. Infatti non farei questa recensione se non ascoltassi. Ma non perdiamoci in chiacchiere. Che dicevo? Ah sì, che ascoltavo. Che ascoltai quel disco a 17 anni e lo scartai perché dicevo, Madonna, cos'è sta legna? Avevo torto, ma un torto marcio. Non mi aspettavo che una band potesse fare un lavoro del genere. E porca miseria.
Niente. Niente. Dopo anni che li ho riscoperti, grazie Mavrus, che li ho riscoperti, ho finalmente, grazie ad Awake anche, uno dei CD secondo me più belli che ci siano. Oscuro, molto ritmato, molto, diciamo, trashone, potrei dire, sarà una cazzata quella che sto dicendo, però Awake secondo me il più progressive trash che hanno fatto. Poi ce ne sono stati altri, ribadisco. Ma Awake rimane sempre, diciamo, un felino trash sotto. Ho detto, Madonna, capolavoro. Per concludere questa prima parte, come ho detto prima, vorrei fare due recensioni di Dream Theater per fare la discografia completa ci vuole money. Quindi, ragazzi, lasciate un like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e noi ci ribecchiamo al prossimo video. Alla prossima e stay metal!